Salve, oggi vi faccio vedere come si lavora il punto allungato doppio. Lo vedete in questa sciarpa stola che sto lavorando con un bellissimo filato molto grande che è il K2 di Adriafil. È un filato bouclé dalle dimensioni molto grandi ed è elasticizzato. In pratica è composto dal 49% lana, 48% acrilico e 3% poliammide. Io lo sto lavorando, come anche indicato sul cartellino, con un ferro 12. Per fare questa sciarpa ho montato 30 maglie. 30 maglie lavorandole a legaccio per 5 giri. Il sesto giro in pratica facciamo la maglia doppia allungata. Dunque, il punto allungato doppio si lavora in questo modo, è molto semplice. Partiamo sempre con una maglia di vivagno, quindi la passiamo sul ferro di destra senza lavorarla. Facciamo due gettati consecutivi. Quindi 1 e 2. Lavoriamo la maglia seguente a diritto. Dopodiché faremo 2 gettati dopo ogni maglia a dritto che lavoreremo. Quindi fino alla penultima maglia del ferro lavoreremo in questa maniera. Un diritto. Una maglia dritto, 2 gettati, un diritto, 2 gettati e continuiamo fino a fine ferro. Ok, siamo arrivati alle ultime maglie, facciamo ancora un diritto, un accavallato doppio, un diritto, ora nessun accavallato, lavoriamo di nuovo a diritto l'ultima maglia e abbiamo terminato il punto. La preparazione del punto doppio allungato sul diritto del lavoro. Ora voltiamo e sempre lavorando tutto al dritto, in pratica continuando l'effetto legaccio, lavorando al dritto facciamo così. Passiamo la prima maglia senza lavorarla. Ora abbiamo la maglia a dritto con i due gettati. Prendiamo la maglia da lavorare al dritto, ma non la lavoriamo, la tiriamo fuori dal ferro di sinistra, sfilando anche le altre due maglie accavallate. Ora possiamo lavorarla al dritto in questa maniera. Di nuovo prendiamo la maglia dal ferro di sinistra, la passiamo su quello di destra e facciamo cadere le altre due maglie lavorate a gettato. Ora lavoriamo a dritto. Per tutto il ferro dovremo lavorare in questa maniera. Quindi far scivolare le due, una e due, i due gettati. E lavorare a diritto la maglia allungata 1 e 2. Lavoriamo a dritto. Vedete che poi
date una giusta tina, 1 e 2. La ripassiamo sul ferro sinistro e lavoriamo a maglia dritto. Ecco qua. Allunghiamo sempre la maglia lavorata. 1 e 2. Vedete come si allunga? Dopodiché la ripassiamo e la lavoriamo con un normale dritto. Ecco qua. E questo è quello che dobbiamo fare per tutto il ferro. E questo è l'ultimo punto allungato, dopodiché lavoriamo a dritto l'ultima maglia rimasta. Ecco fatto. Avete visto, è semplicissimo. Ora non resta che lavorare, continuare la lavorazione al legaccio per alcuni ferri e poi ripetere la lavorazione con la maglia allungata doppia. Ecco, questo è il rovescio del lavoro, è il dritto del lavoro, scusatemi, quello che abbiamo appena fatto è il rovescio. Di nuovo al dritto lavoreremo la prima maglia, la passeremo senza lavorarla, la maglia di vivagno, dopodiché lavoreremo tutto al dritto per fare i nostri giri al legaccio. E quindi dividere le fasce allungate l'una dall'altra, potete farlo con più o meno spazio a seconda di come vi piace l'insieme del lavoro. Ecco qua, anche per questa volta è tutto. Spero di essere stata chiara e non mi resta che salutarvi insieme ai bellissimi filati di Adriafil e darvi appuntamento al prossimo video. Saluti a tutti da Lilla.